Salve a tutti cari amici di The Abusive Game. Amici, ma soprattutto amiche di The Little Hope, di Daniel e di The Abusive Game. Io non saluto, sono tutto Lutto. male. Qui l'artefice Jack in compagnia. Lo specialista, Michel. Ed è l'eremita E vi diamo il benvenuto in questo nuovo episodio con l'Interloop. È il Ne ho già turno di perso uno Peppino io. con Angelo. E questo è contento, guarda che No, faccia sono qua. contento. Vada. Io ero Vado. l'unico che voleva arrivare in fondo con tutti Sì. e cinque vivi. Non hai fatto un cazzo ancora? Non giochi? Non gioco, non muoio. Grazie, cazzo. Quel mostro se n'è andato, ma potrebbe tornare anche adesso. No, perché ha Dobbiamo preso il proseguire. suo. Mancano gli altri. Potrebbe tornare quello di Angela, quello sì. Anche Quello di Taylor. Ah beh, sicuramente adesso dovrai difenderti dal tuo. E l'unica cosa che ho capito è che i nostri soci ci vogliono ammazzare. Eh sì. Noi Poi tutto il resto non l'ho capito. dobbiamo farla Lo fine dei capirò nostri alla soci. fine. L'unica cosa che ho capito è che Little Hope è una città fantasma in cui Una città di merda. c'è solo. Un nero. Guardala qua! Ah. Guardala qua! No, non è lei. Certo che è lei, Era lei. l'impiccata! Quella che è uscita dall'acqua! Non era impiccata, era quella E legata. legata. Occhio che sia un procione. Esci sicuro? Ah no, non lo apre. Perché scusa, Angela deve andare lì a far così a una macchina? Vecchia auto, Che devi vuol premere dire? R1, devi premere. E ti diceva. Cosa Ah, già visto, eh. hai già visto? R1? No! Ah, Sopra in cioè. alto là era uscito R1. Ma non è. Adesso non posso farlo. No. E devi schiacciare option, credo, aspetta. Ma cazzo ci faceva? Posizioni Guarda, fa. personaggi. Beh, Niente, torniamo indietro. adesso sta. Si è scaccolata. Era collezioni comunque. E mi sa che Io ti ricordo ci saluta anche che Angela Angela pure. non ha più gli occhiali. Avete visto? Bene. E infatti per E quello ci vedi. vede E bene. vede benissimo. Pepo, occhio che qua. È tutto nelle tue mani, Pep. Vorrei essere spensierato come quella bambina lì Succedere che di tutto. corre, Occhi aperti. tutta bella contenta nel buio, nella nebbia, da sola. Ormai Mazzo! non mi fa più paura questa, ormai. No? Quando arriva così, sì. Ormai l'ho vista La tua 700.000 esistenza è una volte. minaccia per Chi sta me. ammazzando ancora questo? Il Preparati professore. a morire. Ma La come tua lo sta brava ammazzando, pensata non ha schiacciato? risparmiato neppure tua moglie Amy. Eh beh, lui è stato Fatemi ciò che schiacciato nella potete. casa. Ma esigo rispetto per la mia defunta moglie. Ancora non ti arrendi? Devo estirpare il demonio per il bene di tutti noi. Mai visto un Nessuno mostro è del al genere, sicuro. però. Joseph, rinunci al diavolo e ai suoi dettami. Io Adesso John non ho vuole peccato. salvarlo. Non sono un servo del demonio. L'ho Dai, togli gettata le pietre, corrotta John. dalla follia. Per colpa della serva di Satana. Ehi. Noi dobbiamo fermarli. Adesso qua. Sinistra o destra? Io aiuterei Joseph. No, no! Perché affronta È me? lei che dobbiamo fermare. Ma ce l'ha su con me, Guardate! Pepino, Guardate cazzo, allora. come soffre la fanciulla. Joseph la tiene soggiogata a Satana. Altre pietre! Cazzo, Il dovevi diavolo salvare in lui deve John! essere schiacciato. Non fermatevi. Il destino di Little Hope dipende da voi. Muori! Sardo, che Ma sono già merda! morto io qua. Io mi sarei salvato, mi sarei aiutato. Anch'io volevo vedere come andava. Così adesso arriva. No, per me questi muoiono sempre perché adesso arriva il demone.
Quindi adesso devo stare attento anch'io. Ma se lo salvi magari non arriva il demone. Non può arrivare Finn Balor. Che è successo? Ditemelo. Non ci resta molto tempo. Tempo per cosa? Andalo qua. Tanto non si arrenderà mai! Io non voglio fare la stessa fine di Daniel! Sei impazzito! Giusto, giusto! Dobbiamo andare! Dobbiamo affrontarlo! Dagli una mazzata in testa! Pep! Pep! Non ti aspetto, presto! Assicurazione e risentimento! Non ti aspetto, sinistra. Presto! Vai, Pep. Ti aspetto. Ma poi perché Pep fa John? Vai giù con, no, con la destra, con la destra. Ah! 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 Fallo, 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 fallo. Angela che fa più paura di quello là. Il vero demone è Angela. Dai, sta ammazzata! È quello peloso, qua il tuo, muori tritolato. Boom! Ma ora col coltello, come se l'hai ficcato il coltello qua! Cosa fai? Ti è piaciuto, bastardo? Aiuta o scappa? Aiuto. Aiuta! Aiuta! Tutta la vita! Wow! Mi piace Angela! L'ammazzata della morte! Bam! Le scintille della PlayStation! Sulla testa pensavo gliela... e lo picchiasse! Dai! Adesso è quello finale! Dai, John! Mezzo alla fronte! Dai, qua! Ancora! Cristo! Devi morire! Devi morire! Cosa c'entra poi? Qui dentro! Lui deve uccidere Angela, non John. No, è quello lì, è quello di John. È quello peloso che gli attacca la mascella. Adesso! Aiutami! Lasciami e vattene! Andrew! Andrew! Mi serve aiuto! No, sbagliato. Dai! Ma mi hai aiutato fino adesso, Cristo! Figlio! Figlio! Un attimo. È diventato un eroe il John. Adesso tira fuori la maschera. John Cena! Tira fuori. Occhio, occhio! Potrebbe essere lì. La luce del sole li uccide. Senza il tuo aiuto. Tocca a me, stavo già giocando. Bravo Peppino, hai salvato Angela. Ho salvato tutti, ho salvato questo. Sembra che ci sia stato un rogo. È la casa di quelli là. Di strano. In questa città di merda tutto è strano. Penso sia la casa del 72. Sono le 5 del mattino, ormai è fatta. Adesso lui riconoscerà che è quella famiglia di cui ha preso la
Attenzione. Futuro attenzione, probabile. Questo qua è il prossimo gioco. Come Man of Medan aveva un futuro di Little Hope. Ecco, ricordiamoci di quella che cade. Eh sì, sicuro. Come ci siamo ricordati di quello del futuro di Little Hope. Sì, perché lui già aveva pensato che la settimana scorsa non registravamo. Quindi lui vede avanti. Ah, anche qua c'è l'altalena che diceva... Killa. Ma non posso più fare niente? Secondo me manca poco alla fine. Little Hope. Attenzione! Little Hope. Arriva. Porco porco! E non c'è! Little Hope. Little Hope è un po' come Randy Orton. Oh, Little Hope. Little Hope. Se poi lo dice quello là, quello là, poverino. Ah, non c'è più. E la bambina è sempre qui. Ah, pensavo di comandare la bambina. Qualcosa mi dice che devi salire le scale. Credo anch'io. Ma io mi sono già perso in questa casa. Ah, io non leggo mai qua davanti. Guida moderna al lavoro dei genitori, dottor Andreas Vögel, STF Publishing. Vögel. Ah, lo apre anche adesso. Forse se avessimo dei figli nostri, sarebbe tutto diverso. Chi ha avuto un rapporto difficile con i genitori tende a peccare dall'eccesso opposto quando ha dei figli. Nel desiderio di suscitare sentimenti di affetto in quest'ultimi, finisce per volerne diventare amico, ad accettare le teorie che vogliono l'amore come unica soluzione ai conflitti. Finisce quindi per credere che, quando un figlio si comporta male, non sia lecito arrabbiarsi o punirlo, ma sia più corretto indulgere in dimostrazioni d'amore sempre più eccessive. Viziare un figlio può avere gravi conseguenze, i bambini diventano intrattabili e iniziano a pretendere troppo. I genitori sopprimono la rabbia giustificata, accumulando frustrazione. Secondo me non era finito. Ma io non... No, dovevi andare giù. Sono andato giù io, Vabbè, dai, c'è un libro per insegnare a diventare genitori. Ah, devo andare giù con questo. Ma non so. Non so usare i libri io, Non so come si fa. Non sa cosa sono i libri, so. Attenzione. L'ultimo che ho letto era la cosa che ho io. Angela ancora. Tutti arrivano. Ma poi come facciamo a... Impiccata, Angela, aprila che l'uomo, c'è l'uomo, ma io lupo, dico, tutti arrivano. Come fai a farti ammazzare da una che è incatenata? James N, 4 novembre 48. Questo fa la raccolta delle foto. Come erano belli. Vedi, esce R1, tu clicchi. Ma scusa, se sono sposati dal 48, come fanno a non avere figli loro nel 72? Non mi torna. Eravamo sposati. Io sposare John? Né ora, né nel 70, né mai. E invece? Dice, perché forse se avessimo figli nostri? Ma non posso. Di là c'è ancora qualcosa. Arrivano, sono tutti fuori di casa. Tanto non mi avranno mai. Possibile futuro. Già vista, No, è nuova. Già vista. È qua di prima. Ma ci dimentichiamo magari, no? Le scale, devi cercare le scale. Le scale salgono su. E trovate scale del cazzo? Ci siamo liberati di Maurizio Costanzo, amici. Ancora a guardare la finestra. Se si ricorda del sogno che non ha fatto. Non c'è più l'altalena. No, un'altra parte questa. Però non posso stare qua. Ah, devo schiacciare. È il collo tutto sudato. Fa caldo. Attenzione. Sono tutti qua. Sono venuti fin qua per vedere segnare cacà. La musica non mi piace, siamo alla fine, signori.
Ratatata. È vero che lei aveva il demone? È vero? Siamo arrivati alla fine e io non ho ancora capito niente. Il prete? Il prete può darsi. È il prete perché è lui il suo tutore. Alla fine è colpa del prete e Pepino non l'ha incolpato. Adesso che è? No, qua non c'è niente. Pensate, se un giorno riuscissimo a trovare le scale finiremmo il gioco. E invece noi, apposta. Lettera del reverendo Carson, settembre 71. Cara Anne, grazie per avermi scritto di Megan. Comprendo le tue preoccupazioni e ti assicuro che l'atteggiamento ribelle di tua figlia non è inconsueto. Ho aiutato altri genitori con probabili simili, con problemi simili. Sarei lieto di fare da guida morale anche a Megan. In Ebrei 12:11 si legge che ogni castigo sembra causa di tristezza e mai di gioia, ma poi produce un frutto di pace e giustizia. Vediamoci dopo messa di domenica per organizzare le lezioni private, reverendo Carson. Quindi praticamente come fanno i Carson a riprodursi se sono tutti reverendi? No, questo non è reverendo Carson. Quello là era reverendo Carve, che è il sindaco. Questo è un altro prete. Ah, ok, ok. C'è una chiave, potrebbe essere utile, ma non te la fa prendere. No, ma c'era anche una chiave. Bella. Ah. C'era la chiave di qualcosa qua. Prendila! Non posso! No, non te la fa prendere. Lì sotto. È il libro che c'era di là. Le scale. Eccole! Pensate che questi rumori dovevamo sentire 20 minuti fa. Sarà la bambina. Così. Cerchiamola. Cristo. Peccato per Daniel perché siamo quasi alla fine. Potevamo fare l'unplay. Ma cazzo, sono gli altri due invece, tu e Angela. Dove vi siete imboscati? Che diavolo? Aspetta. Occhio dietro quella porta lì. Cosa ha schiacciato la merda? Il disco di mio fratello. Ti ricorda i sogni. Che bello. Sa che sta per passare tutto al giudice. No, aspetta. Mi proteggerete. Dovete. Aspetta, non può essere. Assicuro tutti i presenti che la nostra città sarà libera dal giogo del diavolo. Forte dell'aiuto di Dio, Little Hope prevarrà. È la mia parola. La corte è stata celermente riunita per un motivo. Se vogliamo liberarci per sempre del male che infesta Little Hope, dobbiamo agire subito. Lei ha detto qualcosa del giudice. E adesso la bruciano. Io accuso te, Mary, di stregoneria. Il giudice qua, vuoi vedere che è il prete del 71? A voi, reverendo. No, Carson, questo qua, Weimar. Le prove emerse durante la mia indagine sono incontrovertibili. Mary usa la sua bambola come famiglio per servire il demonio. Adesso devi salvarla. Siamo stati ingannati da una bambina e dalla sua innocenza. Questa bambola ha causato l'ingiusta accusa di Tabitha. Ma è sempre appartenuta a Mary, e Mary soltanto. Mary. Ha assistito all'esecuzione della sorella senza proferire parola. Questo non è vero, bugiardo! Ora questa peccatrice, questa figlia di Satana osa scaricare su di me, un servo di Dio, i suoi crimini. È una follia. Questa gente ha perso del tutto la testa. Non intendevo arrecare danno alla città o agli abitanti. Per me è vuole farti seguire per salvarla. Lo farei, ma persino nella sua ora più buia, questa degenere continua a invocare l'ausilio del diavolo. Chiedo il permesso alla corte. Ti prego di farmi da guida. Ti chiedo consiglio. Oh. Agitazione, c'è qualcosa di oscuro in questa città. Carver è malvagio. No! Dobbiamo fermarlo. Sì. La vera follia Ottima si nasconde scelta. In questa corte. Carver è lui il colpevole. Sì. Siamo stati sviati dal male. La verità è stata occultata, ma non da Mary. È il reverendo Carver, colui che ci ha spinto a credere nel demonio. Pace. È tutta opera sua. Non ci ingannerai più. Ormai le tue intenzioni sono evidenti. Io epurerò questa città da qualsiasi male.
Stai sbagliando. Carver non è la persona da accusare. Cosa devo fare perché Little Hope torni la luce? Aspettare giorno. Sì, devi fermare Carver. No, sfuggiamo la bambina. Devi fermare Carver. No! È colpa sua, non capisci? Apple non vuole, cazzo. Vuole condannare Mary per salvarsi la pelle. Ha ragione, So cosa bisogna fare. Dai! Si sacrifica lui? Come si è sacrificato quello nel 70? Che senso ha tale indignazione? Ciò che ho appena udito mi disgusta nel profondo. Dovrete rispondere di accuse estremamente gravi. Come può un servo di Dio comportarsi in cotal guisa? Mary, le tue pene sono finite. Sei libera di andare. Quindi avevo un libro con i cosi del demonio. Ingannati da una bambina! Non scorgete la sua natura! La verità vi fissa dai recessi dell'inferno, eppure non vedete! La figlia del diavolo ha ingannato voi! Non me! Io lo so! Io lo so! Meretrice di Satana! Pagherai per i tuoi crimini! Sono stato tra i primi a cedere alle tue malie, ma ora tutta Little Hope è tua succube! Non so sdebitarmi. Senza di te sarei morta. Mi hai salvata. Ti ricorderò in eterno. L'aveva detto un curatore. Non l'avesse detto, ma l'aveva detto. Io che volevo ammazzarla subito dal primo giorno, l'ho salvata. And now? Però non ho capito cosa gli ha detto il giudice. Esatto, non ce l'ha fatto sentire. Peccato per Daniel, perché poteva essere un grande successo. Fermi che qua, finché non vedo la fine, siamo tutti... Esatto, perché lui non gioca mai. Cazzo, si sta perdendo tutto il divertimento. È stata di sicuro la scelta giusta. Sì. Il vero colpevole era quel bastardo di un prete. Sì, già. Dovrei essere sollevato, ma... Non è così, non provo nulla. Dai, andiamo via. È finito? Io ricordo che il socio era il giudice che ha beccato te fuori dalla casa con Cerina. Sembri soddisfatta. Quindi, infatti, ti ho appena detto che finché non vedo fine, non ci credo che siamo salvi. È finita. Calmi. Tu piangi. E lui rimane schiacciato. Dobbiamo fare la stessa fine dall'inizio. La mamma e il papà rimangono in casa, schiacciati. E lei vedrai che rimarrà impiccata da qualche parte lì di fuori. Non dirmi che muoiono tutti lo stesso. Porco porco. Appena finito di sì, dire... Sì, perché tu sei l'unico che li vede morire tutti da fuori. Appena finito di dire, finché non vedo la parola fine, non ci credo. Tu sei quello che li vede morire. È Gollum! Vedi? Gollum. È Gollum quello! Devi scegliere chi salvare e uno muore. No, salva! Lui li deve vedere morire tutti, guardalo qua. L'occhio che vede... Morto! Morto! Ma come? Ah, hai fatto uccidere Michelle! Adesso mi piace che non giocherà. Non era il reverendo, era la bambina. Morta! Morta! Trovo sui miei, eh. Io sono salvo. Ma perché? Povera Angela. Vedi che è Gollum. Allora. Mio Dio, non me l'aspettavo. Rimane quella impiccata che morirà adesso. Vabbè però c'è modo e modo, c'è, sì, no, infatti. Ma cosa? E lei dov'è impiccatala?
L'impiccata? Angela è stata trascinata nel segno interrato dalla casa in rovina e affogata. Vabbè. Ancora dirlo. Ho fatto una cazzata. Abbiamo allora sbagliato qualcosa per forza. Abbiamo sbagliato qualcosa per forza. Era la bambina ancora allora. Cosa? Doveva finire. Dobbiamo così guardare tutte le bussole. Chi ha giocato questo gioco scriva sotto nei commenti perché a noi è finita così. Doveva finire così. No. Sì, puoi salvarli, rimane, puoi salvarli tutti. Rimane lei che è giorno. Non c'è la nebbia. Oh, i miei due sono sopravvissuti. Vince. Parlo con te. Adesso ci spiega perché sono morto. Dovevi sparire e non tornare più qui. Attenzione. Non potrò mai perdonarti per quello che hai fatto. Ah, non era morto. Ecco perché non c'è la tomba. Non voglio guai, ok? Ce ne andiamo e non torneremo. L'unico posto che ti meriti è l'inferno, assassino, figlio di puttana. Il prete. Ma l'autista. Cosa? Bisogna fermare questo tizio. È fuori controllo. Tutto ok? No, vi prego. Un attimo. You seem a little confused. You don't understand. In inglese. Quindi lui è arrestato. Che è peggio di morire. È lui vecchio. E questo chi è? È lui vecchio. L'autista. Perché è lui vecchio? Stiamo deviando il traffico a Little Oak. Fermi. Qua c'è la spiegazione di tutto. Tutto ok? All'aria di uno un po' confuso. Sì, sto bene. Voglio soltanto portarli a destinazione. Non c'è su nessuno! Dubito che un lieve ritardo possa causare disagi. Fatto tutto da solo. Ma smettete di parlare. Non è così che troveremo aiuto e neanche una via d'uscita. È semplicemente un pazzo. È rimasto ossessionato dalla morte dei suoi nella casa e ha fatto tutto da solo. Vedeva gli spiriti, ma. Ela, come va? Mi scusi. Stiamo cercando il nostro autista. Come? L'ha visto? Sì, divertente. Perché non ti bevi un bicchiere? Meglio di no, grazie. Devo restare lucido. E forse era meglio bere. Lui faceva tutti i personaggi. Sì, 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 sì. Che plot twist. Cosa andiamo a succedere lì dentro? Devi scappare subito! Me ne andrò quando mi guarderai in faccia! Ora fammi entrare! Ehi! Arriva! Dubito si renda conto in che casino siamo. Si credo, figa. E ok. Andrà tutto bene. Ma quello che non lo trovavamo mai stato. Grazie al cazzo. Era lui. Quindi vedi, non potevano salvarsi tutti, non esistevano. Sempre. No, beh, potevi salvarli comunque. Vabbè. Perché ho salvato Taylor. Ah, che pro, non esistono. Beh, però potevi salvarli nella sua mente. Vediamo cosa ci dice questo. E questo, così pare, è quanto. Per ora almeno. Si può sempre provare di nuovo, sperando di giungere a un esito diverso. Vabbè, ma con quel finale qua...
È questo il problema con i demoni. Se non puoi metterli a tacere, seguitano a tormentarti. Niente male, direi. Alcuni hanno trovato riscatto e altri no. Ogni scelta conta. E infine, l'abbiamo trovato, l'autista. Finalmente ora può lasciarsi il passato alle spalle. E pensa. Arrivederci alla prossima. Magari nel deserto arabo. O magari in qualche altro luogo. Il terzo gioco si chiama House of Ashes. Ma ci rivedremo ancora. Almeno un'altra volta. Quindi, quell'Anthony che è rientrato per salvare la famiglia non è morto. Si è bruciato un orecchio. Dopo tanti anni ha fatto l'autista ed è tornato dove non sarebbe mai dovuto tornare. E l'ha fatto impazzire definitivamente. Bello! E l'hanno arrestato. Eh beh, direi. Perché? Perché non è normale. Quindi ragazzi, questa serie è finita. Peccato sia già finita perché mi stava piacendo veramente tanto. Fateci sapere cosa ne pensate. Vi ricordo come sempre di lasciare un voto a questo video e di iscrivervi al canale sempre si vai se non l'avete ancora fatto. Io chiedo veramente adesso a chi ha finito il gioco o chi comunque ci ha giocato se, come credo, era possibile salvarli tutti e perché John e Angela sono morti alla fine, perché io non so che cosa abbiamo sbagliato, a meno che fosse veramente colpa della bambina e non del reverendo, che non mi sento di escludere. Io invece vi dico che quello che ci ha trascinato in questa cosa, che ha accusato il reverendo fin dall'inizio, è colui che non ha mai fatto un cazzo in tutto il gioco. Era lui il male. E nonostante questo sono morto. Era lui. Diteci se volevate. Non ha giocato un cazzo. Dite qualcosa voi. Per oggi è tutto. Dall'Artevice c'è Jack. Lo specialista, Michele. Dall'Eremita Peppino. Alla prossima. Ciao belli. Peccato per Daniel. Ah,